chiamo Andreas Deleschi, sono un partecipante dello sviluppo di trasformazione di un'anziana caserma a Friburgo nella Germania del Sud, dove noi abbiamo cercato a fare un quartiere modello ecologico. All'inizio non ne sapevamo nulla cos'è un quartiere ecologico e anche oggi non lo sappiamo. Ma nel frattempo abbiamo visto che basta cambiare i dettagli e quando si cambia una centinaia di dettagli si offre una nuova qualità. E questo era anche il nostro obiettivo. E non c'è un quartiere che può essere perfetto, ma questo quartiere è fatto più o meno dopo la volontà dei cittadini. In un certo modo a me sembra molto vicino di un ideale urbanistico. Mi chiamo Francesco Cazzaro, sono sindaco di Villa del Conte, paese dell'Alta Padovana, attualmente anche presidente della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, una realtà associativa piuttosto importante nel Padovano, ma credo anche nell'area veneta. Oggi ho visto gli argomenti che sono trattati nella mattinata, penso che forse il mio contributo principale può essere dato proprio all'associazionismo locale, ecco, viste le difficoltà di questo stato a riformarsi, probabilmente un qualcosa che viene dal basso e che riflette la realtà, ecco, dei territori può dare una forte mano, anzi io ne sono fortemente convinto. Allora, l'argomento è fondamentalmente la città, però si fa presto a dire città, no? Ognuno ha la sua idea di città, le città sono cambiate tanto nel tempo, cambiano nello spazio, quello che sappiamo è che però dalle città nasce lo sviluppo, nasce il futuro, è il posto della creatività. Questo sarà il focus della mattina e quindi dovremmo interrogarci su quali possono essere gli scenari futuri. Nel nostro contesto, che è un contesto molto frammentato, che cosa vuol dire città? Mettersi assieme per fare massa critica, perché altrimenti non possiamo parlare di città, e magari analizziamo qualche esperienza innovativa che potrebbe darci delle interessanti indicazioni sul futuro, no? Delle azioni che potrebbero trovare nelle città la collocazione migliore.